Villa Nani Mozzenico è una delle ville rinascimentali che abbelliscono il Polesine e Canta, piccolo centro della provincia di Rovigo. Annovera come la più magnificente tra le varie dimore lasciate dai signori veneziani del XVI secolo. La data d'inizio della costruzione è incerta, ma documenti accreditati la collocano intorno al 1580. L'autore è probabilmente lo Scamozzi, architetto allievo del Palladio, ma c'è anche chi pensa sia opera del Longhena. Si affaccia sul fiume Tartaro e presenta due facce, una cinquecentesca nord ed una settecentesca sud. L'interno, pesantemente danneggiato da un incendio del 1946, presenta vari affreschi concentrati nel vano scala e nelle due stanze anteriori del piano nobile. Si narra che Villa Nani Mocenigo sia legata alla leggenda della Contessa Triste, che probabilmente vaga ancora come fantasma per le sontuose stanze della residenza. Il fatto risale al 1600, dove la contessa Nani, residente a Venezia, venne lasciata dal suo amato e, disperata, si lasciò andare ad una tale tristezza che si pensava fosse impazzita. Il fratello Giovanni le ordinò di ritirarsi insieme alla sua dama di compagnia spagnola a Canta per ritrovare pace e serenità. Ma dopo alcuni mesi si rese conto che il suo dolore non si placò. Poi, come d'incanto, ritornò ad essere allegra e iniziò ad organizzare feste e a ricevere ospiti. Ai ricevimenti, la contessa, bella e gentile, riusciva a conquistare i cuori di tantissimi uomini e li ripagava generosamente. Ma dopo una notte d'amore, il malcapitato amante spariva. Un giorno, le due donne uscirono dalla loro dimora per recarsi da un fabbro e qualcuno le sentì ordinare dei rasoi. Si iniziò quindi a pensare che la contessa gettasse i suoi amanti nel pozzo dei rasoi e infine questi poveracci raggiunsero il vicin Canal Bianco sfilettati come pesci. Stiamo andando verso le cucine, vediamo se qua c'è un po' di attività. Matteo già all'interno che sta provando a fare rilevazioni con gli ultrasuoni. Eccolo. Nel frattempo ho posizionato qui un bel meter REM. Stiamo rilevando i campi elettromagnetici, che finora sono perfettamente stabili a 0 milligauss. E sopra l'antenna estesa, perché questo melmeter ha anche la funzione REM pod, ossia se ci si avvicina, rileva un movimento, un passaggio di qualcosa. Lo scopo è vedere se effettivamente qualcosa si avvicina all'antenna. È un concetto simile a quello del theremin, o uno strumento che si utilizza nella musica. Praticamente intorno all'antenna si genera un campo elettromagnetico e nel momento in cui viene alterato dal passaggio di qualcosa inizia a suonare.
è in modo diverso rispetto al valore di default, che in questo caso è il silenzio. C'è qualcuno qui con noi? Qualcuno riesce a avvicinarsi a questa antenna? Bene, l'attrezzatura giù l'abbiamo posizionata e io e Dennis andiamo nel piano sopra. Allora, abbiamo posizionato il REM board, poi abbiamo il geofono, il sensore di vibrazioni e alla fine i due regolatori di campi elettromagnetici. Ora proviamo a fare qualche domanda. C'è qualcuno qui con noi? Se sentite dei rumori o delle voci di sottofondo, sono gli altri nostri colleghi che sono al piano sotto. In questa villa si parla di una contessa. C'è una storia particolare in questo posto. Chiedo gentilmente, se c'è qualcuno qui presente vicino a noi, di avvicinarsi a quelle luci verdi o a quella antenna, o addirittura battere un colpo su questa superficie. Sì. Siete come battere? Sì, però non venivo da giù. No, no, veniva qua, sembrava contro un muro di fianco. Anche io sentito. Anche adesso? Anche adesso? Sì. Riesci a battere un colpo? Esatto, se sono troppi colpi. Se si sentono vicini, però vengono da fuori, perché si sentono. Sì, sono cose di fuochi che vengono da fuori. Questi qua. Sì, sì. Sicuro, si sente. Siamo arrivati al pozzo, il pozzo in cui la leggenda narra che la contessa gettasse i suoi vanti. Ora caleremo al suo interno un registratore e faremo anche rilevazione dei campi elettromagnetici. Vediamo se c'è qualcosa. Allora, cominciamo a registrare.
Chiedo gentilmente a questa contessa se può farmi sentire la sua voce. Riesci a dirmi un qualcosa? Proviamo a spostarci anche un attimo da altre parti. Prendo con me il rivelatore dei campi elettromagnetici, facciamo un attimo in giro. Andiamo. Ok, adesso mi sto muovendo. Sto andando in altre stanze. Chiedo se c'è qualcuno di avvicinarsi a me. Se qualcuno qui con noi può provare a interagire con gli strumenti, avvicinandosi alle antenne o alla mia mano destra? Dicevi Roberto, per il fatto che senti segnale sul display. Abbiamo 0,4 mg con un picco di 1,2, valori estremamente bassi nella norma. Bassissimi. Zero segnali di radiofrequenza. Ok. E zero campo elettrico. 0,0 volts per metro. Tutto nella norma? Assolutamente. Finora, anche girando gli altri ambienti, non abbiamo trovato nulla in particolare. Neanche noi sopra? Zero. Neanche a livello radio. Abbiamo fatto delle sessioni con la spirit box, ma niente. Nessuna attività. Abbiamo solo sentito dei rumori particolari, sembravano anche vicini, dopo però ci siamo resi conto che venivano da fuori. Secondo me erano tipo, c'erano tipo fuochi d'artificio. Ehi, fluttuazione. Il K2. Sì. Tra l'altro solamente uno. Interessante perché l'altro è orientato alla sua stessa identica. L'ho visto proprio con la, di sfuggita, cioè con la coda della barba. E l'altro è fermo. E l'altro è fermo. Sta interagendo con uno solo. Devo sorrire con lo strumento qui, non c'è nulla. Quindi l'ho localizzato quel punto. È localizzato proprio su uno. Su uno strumento solo. Qui siamo a 1 mg, 0,705. Nulla praticamente. Questo è interessantissimo per me. È curioso. Anche perché se è andato di fianco, stesso orientamento per cui in teoria. E non funziona. Mi ricordo molto Cusciola quando a sedere sulla sedia interagiva solo con questo. Per recusare.
Poi c'è un... Vedi? Allora... C'è stato per un attimo... Anche da te? È una radio frequenza 0,008 mm sul metro quadro. Insieme? Poco prima qua, è arrivato. Vado a prendere la termica, è marcata qui dentro qua. Sì, sì, sì. Vuoi vedere? C'è stato un picco, 23,5 mg. Rispetto a prima che era 1,2, 1,4. 23,5. È stato un bel picco però, eh? Rispetto prima sì, rispetto alla media sì, ora siamo a 0,5, 0,4, 0,6. Sì, ma cavolo, è stato un bel spazio. Sì, 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 rispetto prima sì. In senso assoluto non è un picco altissimo, però rispetto alla media di questo luogo... Sì, esatto. Sì. Da 0,304 e 23,5, cioè non è poco, eh? No, no, è durato un attimo. Vi mostriamo un attimo il picco che c'è stato ai campi elettromagnetici, parliamo di 23,5 mg, niente di incredibile, ma rispetto alla media si vede? Io spero che si veda. È in alto? Nell'angolo. Ora come vedete è stabile, 0,7, 0,8. Andiamo al primo piano e proviamo a fare un'indagine a livello di ultrasuoni, vediamo se si sente qualcosa e poi proviamo un po' con la spirit box. Sembra di aver sentito un rumore, ma poi da un altro che è passato, forse in lontananza. Che non lo sento più. Nulla. Assolutamente no. Ascolta, io direi di procedere con la ghost box.
C'è nessuno qui dentro? C'è nessuno che abbia voglia di comunicare un po' con noi? In questa villa si narra della presenza di una contessa che avesse una curiosa abitudine, quella di uccidere i propri amanti. Vorremmo capire se questa leggenda sia vera. Stiamo tornando ora al pozzo per recuperare il registratore audio. Attenzione adesso. È spento. Batteria scarica. Beh, ha registrato 2 ore 5 minuti e 40 secondi, dai. Non ha preso tutta la registrazione, ma una buona parte, dai. Adesso comunque nei prossimi giorni andiamo a casa e analizzeremo il file audio e vediamo se si sente qualcosa. Non abbiamo rilevato nessun valore particolare per quanto riguarda i campi elettromagnetici, che si attestano a circa 1,2 mGauss, 08112, valori molto bassi del tutto della norma. Abbiamo concluso l'indagine, non è successo nulla di particolare, a parte un momento improvviso di campi elettromagnetici che non è sufficiente per dimostrare il fenomeno paranormale. Del resto, una bellissima villa, è stata comunque una bellissima indagine, e detto questo vi salutiamo e al prossimo video. Ciao!